come è stato detto prima, di castigare un cattivo comportamento, di individuare una mala gesta, ma di aiutare un professionista ad assumere su di sé le responsabilità che una volta ogni altro amministratore avrà questo sempre, quindi individuare quelle che sono le carenze documentali e eventuali difficoltà di carattere finanziario. La creazione di una checklist e quindi di una consapevolezza precedente al passaggio di consegna del documento di divieto esecuzionato è un passaggio importante, perché poi da lì ne possono discendere una serie di azioni, questo sì, che possono portare una volta fallita la mediazione anche un'eventuale azione penale giudiziaria. Ma sapere che cosa chiedere in mediazione è un passaggio che sta prima del deposito dell'istanza della mediazione. L'istanza di mediazione la fa quando sa già quali sono i tipi di documenti che avrebbe dovuto attendersi in un attuato, che non è solamente un problema di quadrature contabili, è anche un inserimento documentale molto ampio che va dalla contrattualistica, che ci deve essere i certificati di conformità, che ci devono essere i certificati urbanistici, che ci devono essere, cioè non è solamente sapere se quadrano i conti e ci sono i soldi, ma avere un quadro complessivo di insieme sulle caratteristiche tecnico-impiantistiche, finanziarie, economiche di un condominio. Sapere quando, per esempio, se in condominio c'è un pontierato, sapere se il TFR è stato accantonato o non è stato accantonato, e se il TFR non accantonato nel frattempo viene utilizzato come flusso di cassa per garantire gli altri pagamenti, è un'informazione che va conosciuta. E va conosciuta non perché ti viene detta dall'amministratore se si ricorda di dirtela, ma perché è un tipo di domanda, una checklist, uno spunto delle cose che io devo conoscere inizialmente. Quindi un ruolo credo importante dei professionisti è aiutare gli amministratori a gestire e governare il passaggio dalle consegne, perché qualunque problema nasce, diciamo, il punto zero del passaggio delle consegne, che un amministratore ne abbia uno, ne abbia 100 di condomini, e nel momento in cui riceve il passaggio delle consegne che per lui si apre il profilo delle responsabilità professionali. Rispetto al rapporto da revisore, quindi supporto tecnico, contabile, avvocato e mediazione, questa triangolazione. L'amministratore sta dietro perché essendo legale rappresentante di una parte, è vero che è un professionista e quindi è un interlocutore non banale, però non è coinvolto nella relazione tra professionisti in via diretta. Quello del revisore agisce, come diceva il dottor Fettano, prima di qualunque contesto contenzioso, giudiziario o sostanziale, agisce in una fase esplorativa che può concludersi in una sostanziale fase consulenziale nella quale far emergere gli elementi di quadratura della situazione patrimoniale, gli elementi di non quadratura, macroscopici sulla base dei punti disponibili, e poi, come si diceva, una checklist dicendo che questo applicato per essere amministrato deve avere questi documenti. Quindi tutti gli aspettati di avere questi documenti, se ci sono, vuol dire che da qualche parte saranno, oppure non so, sono depositati presso, non sono stati fatti, sono depositati presso, non so, gli uffici comunali, gli atti di fabbrica, eccetera, eccetera. Il revisore interviene in una fase non contenziosa né giudiziale né stabilizzata. Prima, una volta che il revisore fa emergere degli esiti, si tratta di capire dove gestire, dove portare queste criticità. Oggi abbiamo parlato dell'opportunità di portarle in mediazione. Che vengano portate in mediazione o che vengano portate in mediazione, una mediazione fallita e poi affrontato il giudizio, o che si vada direttamente al giudizio, non sto parlando della condizione di procedibilità, non è ciò di cui intendo parlare, occorre un rapporto sinergico e consapevole tra l'avvocato e il revisore. Vi spiego meglio. Una mia esperienza personale con un avvocato che si occupa quasi esclusivamente di condomini di Milano, che peraltro fa anche parte del team della società di revisione IGM, che è una società di gruppo ICAF, quindi voi vedrete dei loghi IGM, siete stati invitati da ICAF. ICAF è l'organismo di mediazione, IGM è la società di revisione dell'organismo di mediazione. E un avvocato di Milano era, oggi fa parte della nostra squadra, ma era una controparte qualche anno fa, in una controversia
il rapporto di condomini è impugnato per motivi contabili un rendiconto condominiale. Un bagno di sangue nella fase peritale e anche nella fase della CPU in giudizio. Perché? Perché i fornitori erano aggiornati alla data dell'assemblea e non alla data di chiusura dei conti. I pagamenti spessissimo, poi la situazione criminale è sempre sballata. I pagamenti, come diceva il dottor Sotteri prima, degli incassi dei condoni aggiornati per comodità e non alla data di chiusura dei conti. La disponibilità dei fondi, come diceva il dottor Catania adesso, assolutamente non rilevata. Il fondo contabile poi si fa scoprire che ci sono delle morosità e quindi i soldi del fondo vengono utilizzati per pagare. Mi è capitato che si cancella con la penna il fondo perché no, è stato usato, allora con la penna da rendiconto si cancella, dice ok, la proviamo così e padre è tutto miracolosamente. E allora faccio una revisione con un condomino al limite del maniacale, perché avevo un archivio di documenti che secondo me neanche l'amministratore aveva conservato negli anni, quindi io parto avvantaggiato perché avevo veramente quasi tutto. L'avvocato di controparte, questo l'ho saputo dopo, in confidenza, proprio quando tutto è finito, era terrorizzato perché aveva rappresentato uno scenario drammatico al proprio amministratore cliente. Io, che ho un ottimo rapporto con il mio cliente, che era il suo condomino, tuttora, ho delle mail scritte al mio cliente durante il tempo di conciliazione postulato al CDU, delle quali il CDU palesava delle soluzioni conciliative che dicevo al mio cliente che doveva assolutamente accettare. Il mio cliente si è puntato, non ha inteso accettarle, ho preso distanza nell'ambito di c'è una assoluta stima reciproca che c'è stata durante questo dialogo e c'è tuttora, quindi vuol dire che siamo riusciti a gestirla con equilibrio. Però io ho preso la mia posizione e ho detto secondo me tu devi accettare per la vostra CDGQ, semmai possiamo andare a negoziare marginalmente. In sostanza, l'avvocato del mio cliente non si è relazionato minimamente con me, prende la mia revisione e mi chiama per fare l'assistente tecnico di CDB durante la CDGQ in giudizio, dopo che tutti gli atti giudiziari erano stati tutto. Io ho fatto la revisione disponendo di tutti i documenti che mi servivano. Loro hanno fatto la causa non allegando tutti i documenti alla base della mia revisione. Risultato? Un certo giorno, adesso non so se contorgiamente abbia un senso o meno, tanto non vi ho detto il nome, l'avvocato di controparte mi chiama, mi dice ma l'ha sentito il tuo cliente? No, è arrivata la sentenza. Ovvero? Sono casi in cui chi ha torto vince la causa e chi ha ragione la perde. E questo è il tuo caso. Io